La sfida tra le prime due della classe, Albalunga e Grosseto, fa sorridere soprattutto le dirette concorrenti. Ma l'1-1 del pio dodicesimo di Albano Laziale conferma pregi e qualità delle formazioni di Venturi e Magrini, destinate entrambe a recitare un ruolo da protagonista in questo campionato. I castellani recuperano Louzada in avanti e va a comporre un tridente offensivo con Bosi e Casimirri, maremmani trascinati da Moscati, capocannoniere del girone. I primi pericoli però arrivano dai centrocampisti. Falasca al nono viene murato e non riesce a sfruttare una discesa del solito Louzada. Dall'altra parte Gorelli prova a pescare il jolly da distanza siderale, ma Frasca è attento e non si lascia sorprendere. Al quarto d'ora Succi scende sulla destra, guadagna il fondo e appoggia al centro per Di Cairano, ma la difesa grossetana fa di nuovo scudo davanti a Barosi, così come al 19esimo, quando Casimirri, partendo da destra, si accentra per liberare il suo sinistro, ma si scontra con un muro biancorosso impenetrabile. Milani al 21esimo spaventa Frasca con una punizione dal limite che scavalca la barriera ma non inquadra lo specchio. Mentre per il portiere dell'Albalunga il primo intervento degno di nota arriva al 27esimo sul tiro dalla distanza di Cretella che è costretto ad alzare in angolo. È il preludio al gol del solito Moscati che arriva 2 minuti più tardi. L'attaccante raccoglie un cross dalla destra e approfitta della dormita generale della difesa castellana per siglare in vantaggio in precario equilibrio. Un gol che scatena le proteste dell'Albalunga per una presunta rimessa laterale non concessa dall'arbitro. La reazione della squadra di Venturi è veemente e porta al pareggio già al 31esimo con Succi che col destro finalizza un'azione caparbia e confusa al limite dell'area unionista con Di Cairano che sradica palla a Cretella e mette l'ex Anzio a tu per tu con Barosi. Il gol spaventa il Grosseto e galvanizza l'Albalunga che sul finire del primo tempo mette ancora la testa avanti, prima con Pace, poi sinistro dal limite termina a lato, poi con Casimirri che non riesce a trovare la via del gol dopo un'azione personale. L'asse Boccardi da Pozzo sul fronte opposto costruisce l'occasione da gol più nitida per i biancorossi, ma la conclusione del numero 11 viene neutralizzata da un Frasca in gran forma. Decisamente meno intensa la ripresa, caratterizzata anche da un gran caldo e che vede l'Albalunga mantenere costantemente l'iniziativa pur senza mai creare grandi pericoli. Al contrario è il Grosseto a sfiorare di nuovo il vantaggio con Polidori che di testa su azione d'angolo colpisce la traversa. Il destro di Falasca al 67esimo non inquadra nemmeno lo specchio mentre al 70esimo sono vibranti le proteste del Grosseto per una presunta trattenuta in area sugli sviluppi di un calcio di punizione dalla tre quarti sinistra. Finale conferma la consueta pericolosità di Moscati negli ultimi 20 metri, ma anche la straordinaria classe di Frasca, che evita la sconfitta ad un'Albalunga ancora imbattuta in queste prime 5 giornate di campionato, al pari del Grosseto.